Buongiorno o buonasera a tutti, io sono Perez e bentornati sul mio canale. Oggi eccoci qui con un altro episodio di Banished. Allora, Perezlandia è andata a quel paese, sono entrato in partita di nuovo, ho registrato 2 minuti e sono morti tutti quanti. Quindi oggi riniziamo subito un nuovo mondo. Allora, andiamo su New, mettiamo Perezville stavolta, perché si sa mai che possa portare un po' di fortuna. E generiamo proceduralmente, metteremo un 8, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 5, e basta, a caso. Poi andiamo qua, mettiamo un flat plains, very large, sempre il clima warm arid, cioè caldo arido, poca pioggia, niente neve, e partiamo. Speriamo in bene di non fare come la partita precedente. Eccoci, finalmente, e ho, se Dio vuole, forse iniziamo bene. Ok, siamo partiti bene vicino a un bel fiumiciattolo, con una bella isoletta. No, è un'isola questa? Sembra un'isola. Dai, dai, ok, non è un'isola, comunque. Mi piace molto dove siamo iniziati. Ok, dove siamo nati, perfetto, allora, vediamo un po'. A sinistra, abbiamo anche un bel lago qua. Sì, la zona mi piace davvero tanto. Per cui iniziamo subito senza perdere tempo. Allora, andiamo qua, strade, e costruiamo subito una bella strada. Una e due, no, due. Voilà, ovviamente la facciamo a due, perché sarà la nostra strada principale. Fino a qua, perfetto. Ora, qua, vediamo un po'. Questa sezione è bella dritta, quindi andiamo subito su food e mettiamo un bel fishing dock. Spero che sia una delle ultime volte in cui registro l'inizio questo. Allora, direi di farlo non proprio attaccato, non proprio sull'acqua, direi che qua va bene, perfetto. Qua di fianco ci facciamo l'altra strada che permetterà di delimitare il confine con lo stockpile, quindi la strada andrà fino a qua. E qua ci sarà lo stockpile, perfetto, lo faremo abbastanza di 7x11. Poi, allora, questa zona qua io la dedicherei al trovare le bacche, quindi, perché di cibo non possiamo mantenerci solo con quello, quindi, sempre in strada, stavolta magari facciamo così, anzi ne facciamo una sola che va fino a qua. E qua costruiamo sia un no, allora food no, è risorse, quindi ecco, ho perso il punto. Allora, un forest lodger, perso, ok, la strada è qua, quindi sia un forest lodger che per il cibo un gathering. No, non questo, voglio quello grande, perfetto. Perfetto, così pianterà alberi, taglierà alberi, intanto raccoglieranno anche le bacche. Invece, qua, da questa parte qua, io costruisco sempre. Allora, la strada direi di fare così. No, tanto una cosa alla volta. Dobbiamo prepararci bene, dobbiamo essere pronti a tutto. Quindi, strada. Strada di terra, qua, e la contorniamo. Voilà. Ora. Il barn lo potrei fare da questa parte, frontalmente allo stockpile, abbastanza centrale. Quindi andiamo qua. Direi di fare uno medio. Da questa parte. Da qua, perfetto. Con sempre, ripetiamo, la strada che lo contorna solamente da questa parte. Già che ci siamo, andiamo anche a fare due o tre case di quelle basiche. Quindi una, ne mettiamo un'altra attaccata e contorniamo con la strada. Mettiamo anche l'altra strada qua, così facciamo una cosa un po' bella. E intanto gli diciamo che devono di prendere le risorse da tutta quest'area qua, tutta quest'area qua e anche da questa parte qua. Sarà lunga come cosa e speriamo in bene. Perfetto, via!
Umani, lavorate. Allora, il barn l'abbiamo fatto. Ci manca un'altra cosina. Però lo faremo quando avremo distrutto questo. Perché, intanto che stanno facendo tutto il resto, vorrei andare a vedere sulle risorse. Allora, per il firewood, perché abbiamo un po' di cose. Allora, non qua, ma abbiamo il manca, vabbè, il logs, ok. Abbiamo il firewood place, ovvero permette di creare da cioppando, cioè accettando la legna, permettere di creare il firewood. Con la F si cambia, vabbè, lo sapete che con la F cambiamo le skin. Due woodcutters richiede 21 di lavoro per essere costruita, è questa. È molto carino. Anche se penso piaccia di più questo. Potremmo anche fare qua. No, anche qua vicino alle case, sulla strada. Tipo qua. Non sarebbe male. Ok, lo facciamo. Intanto ha già costruito qualcosa? No, ma perché non abbiamo nessun builder. Quindi mettiamo un builder, che due builder magari. Spero che con la pioggia riuscite a sentirmi sempre, ma ripeto, dopo in fase di produzione regolerò l'audio bene. Poi intanto sta per completare. Rimettiamo due lavoratori che è meglio. Le riserve di logs, ok. Fin quando non sono le riserve di cibo va bene. Tanto sta per completare anche il forest lodger e il getter's hut, perfetto. Qua come va? Ok, ha finito, ne mettiamo subito due. Perfetto, e mettiamo un builder. Magari il builder mi costruirà la strada? Sì, ok, lo sento costruire la strada. Ok, ha finito di piovere, quindi rimettiamo una velocità normale. Builder sempre uno. Mettiamo già allora come. Qua andiamo su Fisherman, no. Su Woodcutter. Penso sia Woodcutter. Esatto, ne mettiamo già uno. E anche come Forester Lodger. No, Gatherer. No, Woodcutter, no, ho sbagliato. Allora, Gatherer ne mettiamo già due. Quindi quando questo sarà completato, lavoreranno. E Forester Lodger? Penso sia quello il nome, anche se mi sbaglio. Forester, ne mettiamo altri due. Forse due sono troppi? No, Forester ne mettiamo uno solo. Perfetto. Qua siamo a 2, Gatherer 2 e aumentiamo la velocità. Qua negli stockpile come siamo messi? 31 di log e 6 di iron ore. La pietra la stai prendendo, ragazzo? Sì, sembra di sì. Dai, sei al 90%, costruisciti. E tu ti manca una pietra. Tanto gli dico che possono prendere le pietre da quest'area qua. Anche queste pietre qua vanno bene. Dai, 99, perfetto. Forester, ce n'è uno che lavora, no? Uno adesso, sì, perfetto. Abbiamo 4 lavoratori. Perfetto, anche il barn sta per essere completato. Tutta meraviglia, tutta meraviglia, tutta meraviglia. Le case piano piano stanno depositando tutti gli oggetti. Guarda quanta bella pietra che abbiamo qua. Mi serve il Gator's Hut, soprattutto per le bacche, che è la cosa principale del cibo in questo momento. Oh, che bello che stanno portando tutto. Tu stai costruendo qua? No? No, non ancora. Stai facendo la strada, però ti sento. No, ok, adesso stai facendo il Gator's Hut. Bravo costruttore. Spero sia una bella serie questa, nel senso, a me il gioco sta piacendo tanto. Forse questa prima parte sarà di nuovo un po' noiosa, ma perché stiamo ricostruendo tutto da capo, quindi. Ma dobbiamo sopravvivere bene. Perché, allora, abbiamo 18 persone senza case e siamo in estate. Direi di. Possiamo fare altre case intanto che aspettiamo. Allora, stavolta girate in questo senso, però. Quindi, andiamo qua, case, le mettiamo girate di qua. Prendiamo una e. Due. No, perché? Ok, no, scusate. Qua.
Poi andiamo sulle strade. E diciamo che devono completare le strade. Di qua e di qua. Voilà. Di qua magari faccio una piccola stradina anche. Qua un po' più grossa. Perfetto. Sta completando. Allora, qua lavora già ed è. Oh, esatto. È già efficiente riguardo alle bacche. Perfetto. Forse l'ho fatta un po' troppo vicina alla città. Cioè, alla città, al nostro villaggino per adesso. Però va bene, perché poi avrei intenzione di espandermi a sud seguendo il fiume. Perché di qua abbiamo tanta pietra, montagna. Sì, abbiamo il lago, però il fiume è più importante. Quindi va bene così. Non mi importa troppo. Allora, qua. Abbiamo già raggiunto il log limit. Allora ne mettiamo 300. 400. Forest Lodger. Carino questo. Invece il Gator's Hut lavora. Ah, meraviglia. Cibo ne abbiamo 968. Non è né troppo poco. Allora, l'inverno si sta avvicinando, quindi. Perché non mi hai costruito la casa lì? Casa. Ok, forse l'ho fatta troppo in su, esatto. Ok, casa invece qua, visto che abbiamo il barn, te puoi andare distrutto. Le riserve di cibo sono scarse di tools. Aia! Ah, vabbè, certo, perché qua è distrutto, quindi. Sì, ci sta, ci sta. Lo stiamo distruggendo, quindi porteranno tutti gli oggetti qua. Allora, siamo alla fine dell'autunno e questo è male. Perché non abbiamo ancora costruito niente che ci possa aiutare riguardo al woodcutter. Quindi torniamo subito, abbiamo detto qua. Allora, Firewood Yard, cosa serve per costruire 13,5? Vorrei farlo qua, tipo. O qua. No, lo facciamo qua vicino al barn e vicino alle case, soprattutto. Non mi permetti di. Ah, l'ho già. Ah, ok, era già in costruzione, perfetto. Ma finché non me lo fanno, non posso farci niente. Se mi portassero invece la roba da una parte all'altra sarebbe meglio. Soprattutto se costruissero anche le case. Mettiamo due lavoratori, perché ci servono. I lavoratori adesso sono la cosa più importante. Qua 8 di pietra, ne abbiamo 33 stoccata, quindi va bene. Abbiamo anche 3 costruttori, si sa mai. Siamo sempre a fine dell'autunno e non portano ancora niente. Qua è sempre a 60 perché stanno raccogliendo, quindi mettiamo in pausa. Andiamo su Cancel Removal e diciamo di disattivare un attimo la raccolta di tutte le risorse per far sì che costruiscano. Inizieranno a costruire? Iniziano a portare i vari oggetti? No. Cosa? Ok, stanno portando. No, perché reclaim? Ah, perché gli ho detto. Questo lo. No. Questo lo elimini. Perfetto. Ora le riserve di cibo sono scarse, ovviamente. Inizieranno. Ok, portano qua la roba? No. Però stanno iniziando a togliere roba da qui? Neanche. Hanno fatto questo, perfetto. Infatti gliene mettiamo già uno al lavoro con un limite di 300. Qua sta iniziando a spostare tutto. Sì, va bene così, va bene. Perfetto. Spero che quattro case bastino. Immagino di sì, però, cioè. E intanto qua, vicino a queste casette, gli farei. Allora. Qua gli costruisco la strada. E qua vicino invece gli metto una casetta, ma gli metto la casetta piccola, il forest house. Così spero che chi lavora qui venga ad abitare nella casetta piccola della foresta. Ok, abbiamo ancora persone senza casa? Sì, abbiamo troppe persone senza una casa. E il che non mi piace assai. Qua ci abitano due persone, qua tre. Ok, abbiamo. E la Madonna, quante persone ancora senza un'abitazione? Come mai così tante? Allora, ragazzi, se potete mi. Potete spostare la roba dal carro? Potete togliere. Perfetto, grazie. Allora, qua direi di fare altre case ancora. Perché ci servono. No, questa magari è troppo grossa. Ci servono case a noi. Uno. E. Allora, il continuo della strada sarà qua, quindi andiamo una e due, perfetto. Prendiamo la strada e contorniamo il tutto. Uno e due.
Qua c'è la strada in mezzo, sì. E c'è anche qua, perfetto. Allora, qua può lavorarci anche un'altra persona. Voilà. Che bello. Quando funziona tutto. Quelle ultime parole famose. Però speriamo. Speriamo in bene. Non mi piace il fatto che ci sia questo pezzettino. Questo pezzettino è di troppo. Quindi ora andiamo a togliere la strada. E vi ricordo che l'ultima volta è finita male. Ho la maledizione della rimozione delle strade. Mi stai costruendo la strada, te costruttore. Bravo, bravo. Ok, cibo, come siamo messi? La riserva di pietra è scarsa. Se la riserva di pietra è scarsa, noi gli diciamo di andare a raccogliere altra pietra, magari tutta questa parte qua. Perfetto. Ci metterà un po', però chi se ne frega. Tanto. Nel Forest Lodger abbiamo una persona che si sta facendo un mazzo tanto per raccogliere tutto. Qua abbiamo due raccoglitori di bacche. Piuttosto, come sta andando la produzione di bacche? A meraviglia. Ok, in questa stagione, cioè in quest'anno, hanno fatto per ora 88 funghi, 132 mirtilli, 154 di cipolle. Quella! Ok, va bene, perfetto. La natura ci offre tanto. E qua abbiamo un bel branco di cervi. Un pensierino culinario ce lo farei, però. Le case sono in costruzione. Forse abbiamo fatto troppe case, però. Allora, intanto vediamo un po'. Se andiamo qua e andiamo sui percorsi, allora, chi abita qua dove va? Davvero? Davvero qua ci abitano i pescatori? Allora scusami, Chi lavora qui arriva da là e chi lavora qui arriva da... Sì, ma non ha senso. Ok, il woodcutter ha senso, te hai senso, ma voi tre non avete tanto senso, non si può spostare in qualche modo. Non credo. Ah, peccato, vabbè. Penso che appena queste case saranno costruite inizieranno a spostarsi. Lo spero perché, cioè, sembra una cosa un po' esagerata. Ok, allora, questa casa è stata costruita, vediamo subito. Puff. No, non ancora. Niente, vabbè. Perché penso che qua ci siano andati i lavoratori. Esatto. L'ultima casa in costruzione e... Finalmente possiamo darci una calmata e possiamo anche un attimo rilassarci appena la casa sarà finita. E spero presto perché... ragazzo? No? Sì? Ok, 83%. Te abiti due bambini, qua abitano pure due bambini, va bene. Ok, perfetto. Ok, gli mettiamo un costruttore solo. E qua possiamo mettergli anche 4 pescatori. E qua un altro gator hut. Così la produzione di cibo sarà molto più efficace. Soprattutto molto più veloce. Te quanto ti ho messo il limite a 300? E di firewood siamo a 218. Però, considerando che siamo anche in inverno, va bene. Siamo in 12 adulti e 8 bambini. Voilà. Ecco. Non mi piace questa cosa. Ah vabbè, taglia e la legna viene raccolta. Ci sta, ci sta. Le riserve di cibo sono scarse perché... Soprattutto anche le riserve di tools. Allora, per i tools non c'è problema. Perché qua... Direi che ci andiamo a costruire il blacksmith. Che è... Allora, abbiamo detto blacksmith, no. Sicuramente qua, perfetto. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo. Abbiamo questo qua, ma mi sembra un po' troppo grande. Abbiamo quello medievale, che sarebbe anche carino, eh. Poi cosa abbiamo? Abbiamo quello piccolo per la città. Small Town Blacksmith. Che direi che ci può stare, ma non so quanto sia piccolo. Pure Village Blacksmith. No, però non ci sta bene il tetto. Cambia? No. Te? No. Te. Cambi. Si cambi, ma non rientri. Invece quello del villaggio rimane uguale. Tu rimani uguale. Poi cosa abbiamo?
Abbiamo anche la casetta sopra, ok. Perché se la casetta è qua, in teoria sarebbe qua. Non capisco, vabbè. Direi di fare quello medievale, molto carino, mi piace. Qua ci può stare bene? Ma sì, dai. Tanto pietra e legna ne abbiamo, quindi va bene così. Tu hai raggiunto il limite, quindi ti metto a 400 e acceleriamo. Quanto firewood abbiamo? 313, ok. Tu stai costruendo e voi state tagliando le pietre e tutto quanto. Tagliando, vabbè, raccogliendo le pietre e tutto quanto, va bene. Ok, si sono spostati di casa, immagino, perché allora, esatto, loro lavorano qui. Voi invece, tu pure, però vabbè, ci può stare. Voi lavorate qua, voi la tu non lavori, voi tu lavori qua, tu lavori al tu vai a costruire blacksmith e tu lavori in pescheria, perfetto. Allora, visto che le cose stanno andando bene, direi che qua possiamo costruire un ponte per poi espanderci su questo piccolo pezzetto di isola. Quindi andiamo qua, andiamo sulle strade, lo costruiamo di legno, sì, assolutamente. Perfetto. Aspettiamo, sarà 52 di legno e 13 di pietra. Mio Dio. Però pietra ne abbiamo 82, quindi va bene. Iron ore 59 per la costruzione. Ah, non ne servono per la costruzione. Va bene così. Tanto te mi puoi raccogliere un po' di risorse. E direi che me le puoi raccogliere da questa parte qua. Ok. Abbiamo tre lavoratori e un builder, perché un bambino è diventato adulto. E il bambino adulto può lavorare qua nel forester. Sì, ci sta assolutamente. Diventato adulto e sarà qua. Gatorer Child, no. Fisherman. Abbiamo case vuote? No, non abbiamo, però. Questa è una bella famiglia. Abbiamo 24, 29, 17. Sì, sono dati da fare a quando avevano 14 anni e lei 10. Ah, non voglio guardare. Non voglio sapere altre cose. Tu hai raggiunto il limite di firewood e va bene così. Tanto in inverno, fidati che brucerete tutto quanto. Che perché alla fine dell'estate adesso siamo con 35 gradi. Mio Dio, stiamo morendo. Allora, qua io direi di fare una piccola cosa. Un po' per abbellire, un po' per diversificare il gameplay. Allora, white picket fence, no. Allora, qua abbiamo un sacco di oggetti, cioè davvero, guardate, guardate cosa abbiamo. Abbiamo anche tutte le verdure, abbiamo anche degli animali decorativi, cioè. Abbiamo i signpost! No, questi sono bellissimi. No, ok, questi mi dispiace, devo. Allora, qua ne possiamo mettere uno a tre vie? No, allora, di qua, visto che abbiamo una via di qua, ne mettiamo uno a due vie, quindi qua così. Qua così. Di fianco alla casa no. Allora, potremmo metterlo tipo. No, ci sta male. Ok, uno solo. Uno solo magari. Magari qua, vicino. Ecco qua, perfetto. Che indichi dov'è. No, ci sta male. Voglio capire dove farli belli, allora. No, ok, direi di questo qua. Ci può stare qua? No, è sempre a due vie, a tre vie, così. No, qua ci sta male. Ah, dobbiamo metterli. E allora niente. Qua abbiamo il tuo canale, no? Jet and Bridges. Villa Jet. Oddio, questi che carini! Aspettate. Allora, se non ci sono qua, abbiamo. Ok, abbiamo questi per. Oh, facciamo le porcate adesso, quindi. Mettiamo 1, 2, 3 e 4. Sperando che venga una cosa un po' carina.
Qua abbiamo le fence, cioè queste, abbiamo queste, le possiamo mettere nelle case. No, non le possiamo mettere nelle case, però possiamo contornare magari una zona. Quindi se qua abbiamo messo quello, io direi che possiamo fare 1, 2, 3, 4 e basta. Allora andiamo qua, andiamo su flatten terrain. Perfetto. Rimuoviamo questo e lo andiamo a rimettere. Quindi era qua sulle fence normali 1 e 2. Oh, spero venga una cosa carina. Queste sono le fence in diagonale, il wooden fence. Comunque, torniamo qua e andiamo a ripiazzarle qua e no, dobbiamo spianare anche qua, quindi andiamo qua, andiamo su Flatten Terrain. Perfetto. Dove erano le fence? Qua. La fence lunga 3, ne abbiamo messa una qua. Ah, giusto, dobbiamo rimuovere. Dobbiamo rimuovere questo. Quindi ritorniamo sulle fence, non mi viene il termine in italiano, è un recinto. Sì. E qua, visto che tra un po' avremo un po' più di persone, potrei costruirci un mini fisherman. Dite che ci può stare. Qua però. No. Questo. Ci sta da qualche parte qua. Nope. Medieval pond, no. Che cos'è? Quella cosa orribile. No, non ci sta niente qua. Però qua ci sta. Perfetto. E anche qua gli andiamo a costruire la strada. Perfetto. Qua in attesa di costruzione. Va bene, va bene. Ti hai raggiunto già il tuo limite, quindi direi. Allora, log, come siamo messi? 110. Qua direi che possiamo fare un altro forester. E un altro gator hut, così. Almeno a cibo direi che siamo a posto. Abbiamo 234 pesci, i pesci aumentano. Fatemi un po' vedere quante bacche. E la Madonna. Ok, sì, Gator's Hut è la vita. È la soluzione a tutto. Poi più avanti magari vorrei fare anche una casa per il cacciatore. Tu dove stai andando? Tu stai andando a prendere cose, ok. Ah, è in costruzione il Medieval Blacksmith, finalmente. Cioè, dico finalmente anche se sono stato fermo. Vabbè. Shh. Ok, dai, sei in costruzione. Perfetto, allora. Vediamo un po'. Qua possiamo fare i wooden tools, gli stone tools, che sono una bella cosa. I rough tools, ovvero che richiedono un log più un iron ore, oppure un iron tools, che è un pezzo di legno e un pezzo di ferro. Quindi direi di fare oggetti di legno per ora, con un limite di 100. E ti mettiamo una persona. Perfetto. Perfetto. Ok, è in costruzione il ponte. Potevo farlo forse un po' più staccato, però va bene così, dai. Altro che potremmo fare adesso? No, perché anche tutti gli abitanti hanno delle case, quindi va bene. E tu stai facendo gli attrezzi? Attrezzi qua possiamo vederli, sì. Tools non abbiamo ancora, però. Perché qua non abbiamo proprio nel magazzino, no. Assolutamente. Qua abbiamo però 137 di pietra, il che è bello. Tu hai raggiunto il tuo massimo. Ci può stare anche perché. Cioè, ci può stare, ci sta assolutamente. Qua facciamo il nostro primo ponte. Se lo fanno il ponte. Cibo 823. Siamo messi bene, ma non voglio gridare al miracolo. Perché, sapete com'è finita l'ultima volta. Lo so bene anch'io, fidatevi. Ok, tu sei in costruzione. Abbiamo 7 bambini che presto cresceranno e diventeranno forza lavoro. Qui è tutto a posto. Sì, sta andando bene. Sta andando tutto bene, però. Le ultime parole famose, ma dico. Per ora sta davvero andando bene e mi manca un pezzo di strada qua.
Quindi andiamo subito a riparare questo fattore. Perfetto. Posso spianare un po' lì? Qua. Non posso più spianare. No, non posso spianare. Va bene così. Farmi la strada. Brava. Se riesci, se me la fai anche magari di due, di tre qua, solo quello mi serve, basta. Per il resto non chiedo niente. Anche il fisherman qua mi servirebbe. E anche il resto. Ovvero il... non mi ricordo il nome. Vabbè, le assi di legno, i pancali di legno. Ok, te hai bisogno degli strumenti, ma li stai costruendo, no? Sì, ne abbiamo già 12. Quindi appena finirai questi li prenderai, immagino. Anche se Wooden Tools è un po' così, cioè. Ok, vatti a prendere gli strumenti. Non vai a prenderli. Bravo che li hai presi, perfetto. Ora puoi tornare al tuo lavoro. Abbiamo un altro adulto che diventerà l'ultimo Forester Lodger. Quindi la produzione di legna sarà ottima adesso. Qua è tutto costruito. Tranne questa parte qua. Stanno iniziando a costruire questo. Perfetto. Le fence mi costruiranno e... Direi che per questo episodio è tutto, ragazzi. Ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!